Sono Gabriele Giudice, Alessio Incorvaia, Omar Cicolone, studenti del liceo scientifico Elio Vittorini, vincitori del concorso Progetto Martina promosso dalla Lions Club di Gela. Al secondo posto si è classificata Martina Morana, terzo posto per Paolo Cagnes e Francesca Damante. Il progetto prevedeva la realizzazione di un video per la sensibilizzazione dei giovani alle malattie tumorali. I vincitori hanno ottenuto una somma in denaro offerta dalla Lions Club. Martina era una ragazza che ha perso la vita a seguito proprio di un tumore. Prima di morire ha espresso l'idea di diffondere meglio fra i giovani la prevenzione nei confronti di questa orribile malattia che è il cancro. Ecco, da lì è nato questo progetto, questo service, come noi lo chiamiamo, a livello nazionale. E noi ci siamo impegnati a realizzarlo anche a Gela. Gli stili di vita hanno un'importanza fondamentale, di grande rilievo statistico, nella prevenzione delle patologie tumorali. Sicché diffondere la cultura degli stili di vita sani, che hanno appunto questa efficacia statistica di abbattere l'incidenza dei tumori, e diffonderla proprio tra le nuove generazioni è una mission dei Lions a livello nazionale e che abbiamo voluto fare questa volta anche a Gela e abbiamo voluto farlo anche grazie alla preziosissima collaborazione del liceo scientifico, della preside di tutto il corpo insegnante e questa volta abbiamo voluto farla con un maggiore coinvolgimento dei ragazzi. Il nostro presidente quest'anno, per focalizzare meglio questo progetto Martina, ha voluto che fossero estese agli alunni con un compito in modo da focalizzare meglio. Anche per noi quindi è importante che i ragazzi acquisiscano consapevolmente corretti stili di vita, ma che riflettano criticamente su determinati comportamenti che non devono essere fatti o che possono essere fatti soltanto in determinate occasioni. Quindi la scuola non può non accogliere dei progetti così validi che in qualche modo possano aiutare i nostri ragazzi a crescere in maniera più corretta possibile. Durante l'iniziativa sono stati consegnati anche attestati di merito a Marco Battaglia, Antonio Cafà, Adriana Cinardo, Alessio Giardina e Noemi Iozza.